di metallo senza l'anima nel freddo. Il banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare. Stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. No, ma tra un po'. No, no, va benissimo, va benissimo. Mi piace piacere ricordare questo successo. Grazie. Ma avete sentito che voce c'è questa ragazza a 19 anni? Grazie. Allora. Grazie, arrivederci. Complimenti, complimenti. Grazie. Guardi, c'è un nostro affezionato che le, ecco, grazie, le offre dei fiori. Grazie mille, grazie. Guardi, le devo dire, Laura, le devo dire che questi fiori le porteranno fortuna, perché quel signore lì poi non è che ha tutte le cantanti che vengono dai fiori. Mm. Alcune sì e alcune no, lui non sta a sentire quello che sto dicendo di lui, però, perché è preso dal fatto che la telecamera lo sta inquadrando, però lui da alcune dai fiori ad altre non dai fiori, quindi fa una sua valutazione, quindi io sono sicuro che le porteranno i fiori, eh? Grazie. Lui è acchiappato. Sono sempre. Pausini, come avete visto, era davvero poco più di una bambina, era agli esordi della sua carriera, sul gradino più basso, e come giusto che sia, era ben diversa dalla donna sicura e decisa che è ora. Chi invece guardava dall'alto al basso, dall'alto dei suoi 80 anni, degli oltre 150 film e dei personaggi a cui ha dato vita, era Alberto Sordi. Era il 2000 e io lo incontrai all'Orto Botanico di Roma proprio in occasione dei suoi 80 anni. Ne uscì una chiacchierata interessante, poi ebbi molte altre opportunità di parlare con Sordi e di conoscerne anche la profondità. Importanti 20 anni, importanti 40, importanti 60, importanti gli 80, quali sono più importanti? No, importante è fare una cosa che uno ama, ecco. Cioè, se a un certo momento io questo lavoro lo faccio per vocazione, allora posso dirlo, perché se io avessi dovuto pensare che posso fare nella vita, che attitudini ho, come che fa, avrei perso un sacco di tempo e non avrei mai trovato, perché io l'indolenza la sento nell'epidermide. Ah, proprio dentro? Cioè, dentro la sento. Cioè, per cui a un certo momento io non avrei lavorato. Non avresti fatto? No, no, avrei pensato a qualche cosa per non lavorare. Invece questo lavoro io l'ho fatto senza sentire la fatica fisica. E questa, cioè, con la gioia di farlo, perché ti piaceva farlo. La gioia, l'amore, la passione, capito? Credere in quello che si fa. Perché ecco, io consiglio a tutti che, naturalmente, certo la fatica fisica non la fa nessuno, per cui a un certo momento, ma se si amasse quello che uno sta facendo, non la sentono. Quindi così, l'hai fatto sì. Naturalmente... Dai, l'ho fatto naturalmente, anni. Adesso credevo di poter, vabbè, tanto lo sanno tutti che ho 80 anni, non è che, capito, ma me fossi sbagliato, perché io mi aumentavo sempre 10-15 anni, forse ho detto, forse non ce l'ho. Ma perché te li aumentavi? Io me li aumentavo perché a 16 anni entrai in compagnia di rivista, ecco, 15 anni già facevo l'avanspettacolo, e per cui a un certo momento mi domandavano quanti anni c'hai, 25. Hai capito? Non potevo di 15. Anche con le donne? Beh, sì, anche al casino, ecco, certo. Quando uno andava lì. Come entravi? Scusa. Entravo con la vociona, col cappello, la visiera abbassata, buonasera, buonasera, via qua.
E te fermava. Fammi vedere, dammi la tessera. No, dico, do un'occhiata perché tante volte viene sempre papà qui. Papà lo trovi a casa, vattene via. E non ti hanno fatto entrare mai? Sì, sì. Qualche volta entrare. Sì. E te puoi immaginare, un ragazzino che entra. E, che ricordi c'hai? Quelle signore che facevano? Come una caramella. Che facevano quelle signore? Puoi immaginare, stavano tutte intorno. E questa è stata la scoperta della donna? Sì, praticamente una van scoperta, perché poi la rivista, io entrai in compagnia, avevo 16 anni, con Riccioli e Nanda Primavera, c'erano 42 ballerine, 10 subettine, lei al centro di queste cose, delle subiste, cose, c'erano una sessantina di donne.